A Pompei, nel momento dell'eruzione, vari cantieri edilizi erano in piena attività. Negli scavi di vecchia data ci si concentrava su altro. Ora, indagati con attenzione dagli archeologi, i cantieri edilizi aperti nel 79 d.C. appaiono una fonte importante di dati e tecniche di costruzioni dei Romani. Un esempio è proprio la Regio 9, dove si scava in questi anni. All'Insula 10, l'antico cantiere era quello di un ambiente aperto agli ospiti, un tablinium. È la ben nota casa con il panificio di Rustio Vero, quella della famosa comunicazione raccontata dalla stampa come proto-pizza, insomma la focaccia, o per altri un semplice piatto di terracotta. L'atrio, scrivono dal Parco Archeologico di Pompei, era parzialmente scoperto. A terra si trovavano accatastati materiali per la ristrutturazione e su un'anta del tablinium, l'ambiente punto di ricevimento, decorato in un quarto stile pompeiano con un quadro mitologico con Achille e Sciro, si leggono ancora oggi quelli che probabilmente erano i conteggi del cantiere, ovvero numeri romani scritti a carboncino facilmente cancellabili a differenza dei graffiti incisi nell'intonaco. In diversi ambienti della casa, continua la comunicazione, sono stati scoperti strumenti di cantiere, dal peso di piombo per tirare su un muro dritto alle zappe di ferro utilizzate per la preparazione della malta e per la lavorazione della calce. Senza la tecnica costruttiva, in particolare senza l'opus cementitium degli antichi romani, non avremmo né il Pantheon, né il Colosseo, né le terme di Caracalla. E qui a Pompei possiamo capire in diretta come funzionava un cantiere antico. Vediamo le tegole accatastate, i mattoni, gli attrezzi lasciati qui, i conteggi sui muri con carboncino, probabilmente relativi allo stesso cantiere. Poi interviene l'eruzione del Vesuvio e tutto si ferma. E possiamo capire in particolare come costruivano i muri. Probabilmente, e questo è il risultato di una collaborazione con il MIT di Massachusetts, con la calce viva, dunque ancora non mescolata con l'acqua, viene messa in opera insieme agli altri inerti, il materiale di costruzione, diventa molto caldo nel momento in cui si mescola con l'acqua e questo consente di costruire in pochissimo tempo un muro. E questo ci spiega poi perché sono riusciti a costruire questi grandi anfiteatri, acquedotti, altre opere che vediamo in tutto il Mediterraneo antico. Dunque la piccola città di Pompei ci aiuta a capire il grande impero romano. L'articolo pubblicato sul e-journal degli scavi di Pompei, che troverete nel link nei commenti qui sotto, ci racconta della miscelazione a temperature elevate, dove la calce viva, e non la calce spenta, è premiscelata con pozzolana a secco e successivamente idratata e applicata nella costruzione dell'opus cementitium. Nel caso del cantiere di Pompei, invece, risulta che la calce viva, ovvero non ancora portata a contatto con l'acqua, venisse in un primo momento mescolata solo con la sabbia pozzolanica, mentre il contatto con l'acqua avveniva poco prima della posa in opera del muro. Ciò significa che durante la costruzione della parete la miscela di calce, sabbia pozzolanica e pietre era ancora calda per via della reazione termica in corso e di conseguenza si asciugava più rapidamente, abbreviando i tempi di realizzazione dell'intera costruzione.